Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, gli italiani avranno la possibilità di eleggere i propri rappresentanti politici in Parlamento, che riceveranno il testimone dagli uscenti dopo la caduta del governo Draghi avvenuta a fine luglio. Votando con il Rosatellum bis, un sistema elettorale misto tra maggioritario uninominale e proporzionale o plurinominale, gli abruzzesi manderanno a Roma 13 parlamentari. 4 saranno gli eletti tramite sistema uninominale, di cui 3 deputati e un senatore, mentre i restanti 9 emergeranno dal proporzionale e nello specifico saranno 6 deputati e 3 senatori. In Abruzzo i collegi per la Camera dei Deputati sono 3, Chieti, L'Aquila ed Entroterra Teramano e Pescara e Costa Teramana, mentre per il Senato c'è un unico collegio regionale. Ciascun elettore dunque alle urne riceverà 2 schede, una di colore giallo per il Senato e un'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati in base al collegio di riferimento. Ma come si potrà votare? Lo abbiamo chiesto a Marcello Salerno, professore universitario di diritto pubblico. Domenica prossima andiamo a votare per eleggere il Parlamento, come è noto composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, e voteremo con un sistema elettorale misto, cioè una quota maggioritaria e una quota proporzionale. Nella quota maggioritaria vince il candidato che ottiene più voti degli altri all'interno della circoscrizione, quindi un solo candidato, mentre invece nella quota proporzionale entrano i candidati in proporzione appunto ai voti ottenuti, quindi nella lista entrerà il primo e il primo e il secondo e il terzo a seconda dei voti ottenuti da ciascuna lista. Come si vota? Intanto si vota con 2 importanti novità. La prima è che il numero dei deputati e dei senatori è inferiore rispetto alla scorsa legislatura. Sono 400 deputati anziché 630 e 200 senatori anziché 315. La seconda novità è che anche i diciottenni quest'anno, questa volta, potranno votare per il Senato, perché una riforma costituzionale ha esteso il diritto di voto al Senato anche ai diciottenni. Sulla scheda gli elettori troveranno classicamente dei riquadri all'interno dei quali troveranno i simboli dei partiti, che sono le liste che si candidano nella quota proporzionale, e questi partiti sono raggruppati all'interno di un riquadro più grande che contiene il nome del candidato alla quota maggioritaria uninominale. Come si può esprimere il voto? Il modo più semplice è quello di barrare il simbolo del partito, perché in quel modo il voto andrà sia ai candidati della quota proporzionale sia al candidato della quota uninominale. La seconda modalità è quella di barrare sia il simbolo del partito sia il nome del candidato all'uninominale, e l'effetto è esattamente lo stesso. Terza modalità è quella di barrare il nome del candidato all'uninominale, quindi alla quota maggioritaria. In quel caso il voto verrà ripartito a tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti. Quindi in questo caso l'elettore delega agli altri elettori il voto per la quota proporzionale, preferendo esprimere solo il voto per il maggioritario. Ci sono delle soglie di sbarramento che riguardano le liste che si presentano singolarmente e poi anche le coalizioni. Quali sono queste percentuali? Le soglie di sbarramento sono il 3% per le singole liste che si candidano alla quota proporzionale, mentre invece per la coalizione la soglia di sbarramento è del 10%. Non è possibile il voto disgiunto, questo va ricordato, perché altrimenti la scheda si annulla. Esatto, se l'elettore vota un candidato alla quota maggioritaria diverso rispetto alla coalizione per la quale vota nella quota proporzionale, il voto viene annullato, non è possibile il voto disgiunto. Quindi ecco perché dicevo che il modo più semplice è quello di barrare direttamente il simbolo del partito. Un altro elemento importante da ricordare è che non è possibile esprimere preferenze, le liste sono bloccate, quindi indicare una croce sul nome di un candidato nella quota proporzionale non va a favorire quel candidato, il voto va a tutta la lista e quindi di conseguenza il più probabile ad essere eletto resterà il primo o il secondo a seconda dei voti ottenuti.